Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, Furfo, l'astensione dell'Italia è stata motivata anche dalla Meloni dicendo non c'era la parola Hamas, non c'era alcun riferimento e quindi per noi l'astensione... Non c'erano gli ostaggi. Non c'era la liberazione degli ostaggi. Oggi, pochi secondi fa, il portavoce del governo il portavoce dell'IDF, dell'esercito israeliano, dice la questione degli ostaggi non è solo una questione nazionale israeliana, ma dovrebbe essere una questione mondiale. E penso che abbia assolutamente ragione, credo che le priorità, come veniva ricordato tra l'altro anche dagli altri ospiti, siano due, proteggere i civili e ovviamente liberare gli ostaggi. Vede, io ci tengo a dire una cosa, lei diceva ci siamo dimenticati del 7 ottobre, io non lo so se qualcuno se ne è dimenticato, però io ci tengo a ribadire che non ce ne siamo dimenticati e non ce ne siamo dimenticati perché tra l'altro quell'atto ferato, perché là è la barbarie, il nazismo, ammazzare le persone, donne, bambini civili semplicemente perché ebrei, è chiaro che stabilisce un punto, e stabilisce un punto certo, cioè il diritto di difendersi Israele e ovviamente anche di farsi giustizia. Però questa giustizia, per chiunque sta guardando ovviamente anche con apprensione quello che sta accadendo nel Medio Oriente, non può sfociare evidentemente non solo nel contrasto al diritto internazionale, ma anche nella punizione collettiva di un popolo, perché questo allontana evidentemente anche le ragioni della pace, perché non possono pagare, come non possono pagare i bambini israeliani per gli atti di Hamas, non possono pagare i bambini palestinesi per gli atti di Hamas, che chiaramente è un'organizzazione terroristica che abbiamo tutti assieme ad Israele il dovere di combattere, però allo stesso tempo abbiamo il dovere di dire a Israele che c'è un confine per il quale non si può oltrepassare perché altrimenti è contrario al diritto internazionale, perché accadono ovviamente che muoiono civili, donne e bambine, perché si va oltre la giustizia che diventa vendetta, ed è chiaro che noi in questo non dovremmo scagliarci tra tifoserie, ma stabilire il principio ineluttabile di difendere Israele affinché abbia la sua libertà di esistere, però isolare Hamas dai palestinesi significa non dar fiato a tutto quello che sta avvenendo, compreso il richiamo che faceva lei del portavoce del governo di Putin, perché è chiaro che c'è un interesse a metterli insieme, a sovrapporli. Quello è un altro fronte incredibile, perché... chiaramente, perché distoglie l'attenzione pure sulla guerra in Ucraina. Quando si dice Russia, il nostro pubblico ormai lo sa, si dice Teheran in realtà, no? Perché c'è un rapporto anche, Panella, molto... Io trovo